Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Bob Dylan. Buonasera a tutti voi spettatori di Torino Web TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento, gli speciali di Torino Web TV. Questa è la prima puntata, ce ne saranno altre e verranno, vi avviseremo poi man mano, insomma, vedrete le pubblicità sulla nostra pagina Facebook. E vi ricordo a proposito di condividere la puntata e soprattutto mettere like non solo sulla pagina di Torino Web TV, sulla puntata stessa. Aiutateci a crescere. Abbiamo superato i 3.000 like e questo è un onore per noi e ci rende felice. Insomma, fatelo ancora. Questo è uno speciale. Uno speciale Torino Web TV vuole dedicare a tutte le persone che hanno idee originali per la città, per il territorio, ma soprattutto a chi ha qualcosa di nuovo da dire. Come il nostro ospite di stasera, Francesco Frac Zuccarello. Grazie per essere qui, Francesco, grazie Grazie a tantissimo. voi, grazie a voi. E che dire, se volete essere anche qui voi, fatelo, scrivete a Torino Web TV, vi do la mail, info@torinowebtv.it. Ripeto, Torino Web TV dà lo spazio a tutti coloro che hanno idee originali per la città, per il territorio e soprattutto per chi ha qualcosa di nuovo da dire, come il nostro caro Francesco. Dunque, Sinfonia della città per la città. Infatti, il titolo è Write Your Own Symphony. Aiutami tu, che so che conosci benissimo l'inglese, io Esatto. un po' meno. È questo. Che cos'è Write Your Own Symphony? Allora, Write Your Own Symphony è un progetto che nasce a Londra nel 2014 e fondamentalmente è un progetto di musica collettiva. Musica collettiva si intende fondamentalmente la creazione di questa sinfonia, i quali compositori non sono nient'altro che la popolazione stessa di un luogo e di un territorio. Quindi tu questo progetto l'avevi già portato a Londra? Sì, esatto. L'avevo portato a Londra e è stato una bellissima esperienza, Questo quando? quasi magica, nell'agosto del 2014 all'Hackney Wicked Festival di Londra, ad Hackney Wick, un quartiere di Londra molto incredibile, oserei dire, quasi meraviglioso, popolato da persone che mi hanno cambiato. E hanno cambiato il mio modo di vedere l'arte, il mio modo di vedere la musica, da un singolo strumento, da avere per le mani a uno strumento da dare a tutte le persone, a tutta la Ma tu popolazione. ti trovavi a Londra perché hai studiato a Londra, Sì, vero? Hai studiato all'Institute of Contemporary Music, esatto. vero? Che è un po' una sorta di nostro conservatorio. Sì, è un conservatorio che si basa fondamentalmente sulla musica contemporanea. Quindi si evolve dalla musica jazz per arrivare fino agli ultimi grandi creatori di musica da produzione, musica elettronica e via via. E soprattutto tutto ciò che riguarda la musica, quindi non solo la live music, ma la creazione di installazioni artistiche musicali, la creazione di qualsiasi tipo di cosa che riguarda la musica. Ma esiste solo in Inghilterra questo genere di scuola o qui in... L'Istituto di Musica Contemporanea, no, esiste in varie parti dell'Europa. A Londra c'è l'istituto, diciamo, il più prestigioso da un determinato punto di Quindi la vista, tua perché ci scelta è sono un stata sacco di... dovuta proprio a questo, al fatto di... Sì, è stata quasi una serie di fortunati eventi che mi ha portato lì. Io ho iniziato a fare musica quando avevo 18 anni ed ero un busker, quindi stavo in strada, voce e chitarra,
mi guadagnavo da vivere così. Poi a un certo punto ho deciso di muovermi verso Londra e per l'appunto una serie di fortunati eventi mi hanno condotto poi all'Istituto di Musica Contemporanea e niente, Ecco, sono. ma dimmi un po', ma Francesco, quando, cioè tu qui a Torino, quindi dicevi lavoravi in strada, insomma, mettiamola Sì, così, sì. ma si riusciva a campare? No? Lì diciamo che il lavoro del busker sì, ti permette di avere un minimo di entrata. Poi sfortunatamente è triste da dire, ma in un paese fondato e evoluto, sì, grazie all'arte. Purtroppo c'è poco rispetto nei confronti dell'arte e della cultura in generale. Purtroppo sì, in Italia è così, lo dicevamo prima di andare in onda, no? Si parlava proprio di questo. Esatto. Qualche tempo fa qualche nostro politico disse che purtroppo di arte non si può vivere, non si mangia, Il cosa che. invece molto, molto assurda, noi potremmo vivere solo di quello, di arte, Esatto, soprattutto in un paese con una larga parte di introiti data proprio dal turismo artistico, è un po' assurdo che si spenda così poco. Ricordo quello che c'era Hitchcock che diceva che l'arte per lui veniva prima della democrazia. Quindi, Diciamo che detto tutto. ne Senti, sapevo. io qui ho anche la rivista che parlava di te, Time Out, no? Qui c'è un articolo Sì, dedicato proprio alla tua iniziativa, Write Your Own Symphony. Ma esatto. ecco. Come hanno reagito gli inglesi, insomma, a questa iniziativa? Innanzitutto, allora, spieghiamo, facciamo una cosa. Allora, In che cosa consiste proprio materialmente? Noi siamo circondati qui da, vedo, un po' di spartiti. spartiti, spartiti, ecco qua. Allora, tutto è nato quando un giorno un mio carissimo amico, che saluto tra parentesi, ciao Andre, Andrea Sartini, pittore londinese, street artist, mi chiese di partecipare a una giornata di street art. Io all'epoca non sapevo quasi niente di street art e quindi e soprattutto non sono in grado di disegnare, quindi il mio primo problema fu proprio che cosa dovrei fare io che non so disegnare, non so niente. Mi guardai attorno e non, trovai solo un quaderno di spartiti, quindi feci l'unica cosa che mi venne in mente, presi uno spartito, lo strappai dal quaderno e pensai di scrivi la tua sinfonia, Write Your Own Symphony. Dopodiché misi una chiave di violino in fretta e furia, giusto per dare l'idea che lì dovevano scriverci la sinfonia, un paio di note. E la pesi sul primo muro che mi capitò. La risposta fu Immediata? No. immediata. Nel giro di 2 giorni, andai a ricontrollare e la gente del quartiere aveva iniziato a scrivere, a scrivere note, ma non solo. C'è chi ha scritto un testo di una canzone, c'è chi ha scritto una frase, c'è chi ha fatto un disegnino, cioè ognuno ha messo quel punto lì, divenne fondamentalmente un punto creativo aperto a chiunque avesse una penna e voglia di spendersi 2 minuti del Tra proprio tempo. l'altro, qui noi abbiamo degli Un originale, spartiti, un sì. originale, uno spartito originale, ecco qui a favore di camera, non so se riesco, sì, si riesce a vedere. Questa arriva direttamente, quindi da Londra, Sì, no? Da Londra. fu divertente perché fondamentalmente la street art non prevede l'utilizzo del, cioè non prevede fondamentalmente la raccolta di ciò che tu dai alla strada, tu doni alla strada e basta. Infatti molte sono semplicemente delle foto perché poi col tempo, le intemperie, eccetera, eccetera, il foglio va a cascare e se ne va via.
Ma una sera arrivò un ragazzo con questo foglio in mano che non mi conosceva, cosa molto divertente, che arrivò dicendo: "Ah, me lo voglio tenere perché vorrei, sto cercando di capire chi è che sta facendo questa Che sta sinfonia", tappezzando la città stato con questi apprezzato queste fogli. cose. Io lo guardai e dissi: "Beh, sai, sono io, vieni, Sono ti io il faccio sentire, colpevole. sono io, mi dispiace", così, e lui allora me la regalò. Tutto felice, da allora me la tengo perché un po' Senti, ma mi ricorda. quanto è durato? Quanto tempo è durato il progetto lì a Londra? Il progetto a Londra durò fondamentalmente 2 o 3 mesi neanche, perché si sviluppò nel mentre che, cioè, all'inizio fu solo un'idea, poi col tempo si sviluppò e nel momento nel quale scoprì dell'Hackney Wicked Festival, Sì. un festival che si è tenuto anche l'anno scorso, spettacolare, dove praticamente gli artisti che vivono all'interno di queste warehouse artistiche aprono i loro studi e fanno entrare le persone mostrando le loro opere d'arte. E il festival allora ebbe un'affluenza di 30.000-40.000 persone. Vabbè. E quando scoprii di questo festival andai subito a iscrivermi e non pensai neanche poi di trovarmi negli highlights perché ero un ragazzino appena arrivato dall'Italia, cioè fondamentalmente non avevo la più pallida idea che mi sarei trovato là, invece E invece è andata è andata bene, più che più che bene. bene. Senti, il risultato di questo progetto londinese è stato appunto poi questa sinfonia Esatto, è che... stata un'installazione artistica che fu immessa in una delle gallerie d'arte di questo festival, nella quale poi misi anche, siccome mi piace poi tenere le cose che misi all'interno Certo. dell'installazione, ci fu fondamentalmente questa installazione con un piccolo scalino, un leggio, sul leggio lo spartito della sinfonia collettiva, chiamata per l'appunto di Hackney Wick Symphony, e poi un altro quaderno di spartiti con una penna. E con mia grande sorpresa si riempì anche il quaderno di spartiti che Anche misi. questo Cioè, quindi meraviglioso. alla fine, Certo. non solo fu spettacolare la realizzazione del progetto, ma fu anche spettacolare il finale. Alla fine di tutto il progetto, comunque, io presi poi tutti, perché è questo poi l'obiettivo finale, prendere tutte le note all'interno di tutti gli spartiti del quartiere o della città e realizzare una sinfonia vera e propria, arrangiata, e poi, nel senso, spero con la Torino Symphony di avere un gruppo musicale vero e proprio, cioè dei professionisti che possano suonarla. Sarebbe, diciamo, il coronamento di un sogno E iniziato un po' perché di no? tempo fa. Perché no? Perché il riscontro qui a Torino, insomma, a Torino l'iniziativa da quando è iniziata? L'iniziativa a Torino è iniziata da poco, ho fatto un paio di esperimenti prima del dicembre del 2017 e la risposta anche qui fu molto bella. Bene. Devo ammettere che sono molto felice della risposta, non solo per questa sinfonia collettiva sto immettendo gli spartiti su Instagram con l'hashtag Write Your Own Symphony e sto notando che molte persone stanno rispondendo, stanno fotografando
Gli spartiti li stanno immettendo nella piccola libreria di Instagram che si sta creando di questi spartiti, molta gente sta scrivendo, ci sono un sacco di... perché poi la cosa divertente è che non essendoci nessun tipo di censura, Ognuno può scrivere, può metterci su quello che vuole, insomma. esatto. Ma allora, questi spartiti si trovano in giro per tutto Torino, in tutti i quartieri, insomma. Quindi Esatto, per ora ci occhio stiamo perché. rivolgendo al centro, poi lentamente ci vogliamo espandere e raccogliere più persone che ci possano aiutare a immettere questi spartiti per tutta la città. Ma il comune vi dà una mano sotto questo aspetto o. No, ce ne stiamo occupando noi Però per gli spazi, insomma, personalmente. diciamo, Per gli no, spazi... non c'è una disponibilità da parte del No, ma comune, insomma, dove si fondamentalmente può? sono dei fogli di carta che vengono semplicemente immessi sul muro e dopo neanche una settimana se ne vanno via, quindi Cioè voi non ritornate sporca. poi, ritornate sul posto e controllate, no? Ogni tanto Oppure ogni torniamo, tanto? fotografiamo. Sì. Ecco, qui vedo infatti il regista Sergio Sapino, nonché editore che salutiamo e ringraziamo per questa iniziativa e per averci dato lo spazio per parlarne, ci sta facendo vedere appunto un po' in giro e qui siamo a Torino, ecco qui vediamo, ce n'è qualcuno in giro. Volevo invece chiederti. Qui ho un po' di messaggi, tra l'altro. A proposito di messaggi, io ricordo ai nostri spettatori, per chi volesse, può scrivere al numero di WhatsApp che vedete in sovraimpressione 375-55-17625 se volete fare delle domande a Francesco. Francesco Frac, che tra l'altro mi incuriosisce questo. Frac è un nome, diciamo, scelto per un nome d'arte, Sì, ecco, no? è un nome Francesco Frac d'arte, Zuccarello. arriva dall'uomo in frac di Domenico Modugno, Meraviglioso, quindi sì. meraviglioso. Qui abbiamo un po' di gente che ci sta guardando. Io curioso è, vabbè, c'è un sacco di gente che ti saluta. Ciao, ciao Ciao Tara. ragazzi, Ciao ciao Tara. Tara, Ciao Tara, ciao Fra iscrivetevi. e Franco Questi sono i Mera. ragazzi dell'Italia Beatbox Family, dopo parleremo anche Ah, dell'Italia ecco, Beatbox così Family. Ciao parleremo anche di ragazzi. quello. Senti, allora, però tu fai anche musica, no? Sì, Fai musica con la Loop Station, si chiama così, vero? Che esatto. questo, io lo chiamo volgarmente aggeggio, ma non è un aggeggio, che vediamo qui sul nostro Questo qua, tavolo. sì. Che cos'è? Allora, innanzitutto faccio parte di questa associazione chiamata Italia Beatbox Family, che è un'associazione che si estende per tutto il territorio nazionale ed è improntata sullo sviluppo della cultura del beatboxing. Per beatboxing si intende fondamentalmente le pernacchie che si fanno con la bocca. Le Sì, pernacchie? esatto. Ah, bene. Di per sé c'è tutta una cultura dietro, c'è tutta una scuola dietro spettacolare formata da ragazzi pieni di talento. Che tra parentesi saluto. Ciao ragazzi. Comunque, dopodiché, io mi sono specializzato nel looping. Il looping non è nient'altro che registrare la mia voce all'interno di questo strumento, che è una loop station, da me chiamata Jenny. Jenny, Jenny, sì. il ricordo di qualcosa in particolare o No, di un'ex fondamentalmente dovevo fidanzata trovarci piuttosto un che nome. un nome, Dovevo certo. trovare un nome, la Beh. chiamai Jenny e da allora rimase Jenny. Fondamentalmente registro la mia voce all'interno di questo strumento e dopodiché creo dei livelli di voce, creando quindi una base, dopodiché canto al di sopra della base. Siamo tutti curiosi di vederti già all'opera a questo punto. Che dici? Lo Va bene, va facciamo, ne benissimo, facciamo sì. subito. Proponiamo subito un pezzo. Che dici? Va No? bene. Permanent Holiday? Facciamolo. Ma c'è una storia prima di questo Ah, pezzo che sì. mi ha colpito molto. Insomma, me l'ha raccontato prima di andare in onda. Allora, prima di iniziare, mi piacerebbe innanzitutto parlare del progetto che sto portando Assolutamente avanti, sì, giusto per facciamolo. dare una piccola
un piccolo indirizzo per chi non lo sappia, chi vuole imparare l'utilizzo della loop, chi vuole imparare la beatbox, si iscriva a Italia Beatbox Family, iscrivetevi. Cioè questo Chi in che vuole modo? imparare il Cercando looping andando su... sulla pagina Italia Oh, Beatbox ok. Family, chi vuole imparare anche l'utilizzo della looping, sto svolgendo dei tutorial in inglese proprio per il pubblico internazionale di looping, nella quale spiegherò anche come si utilizzano i diversi effetti all'interno di questa loop station, perché è fondamentalmente non è solo un registratore, ma può diventare qualcosa di assolutamente incredibile. Ma quanti anni fa è stato inventato questa Jenny? Lo chiamavo così. Loop ha una storia lunghissima, in realtà. Il loop arriva dai primordi del genere umano attraverso l'utilizzo dei mantra che servivano per curare e servivano anche fondamentalmente per i riti. Dopodiché, per l'arrivo del looping, per come lo intendiamo noi, il Sì. loop, si deve aspettare il 1900, nella quale Pierre Henry e Pierre Schaffner, se mi ricordo bene, si dimenticarono letteralmente un vinile per una settimana sul loro grammofono che prese polvere. Un granello di polvere si andò a immettere nell'incisione del vinile, Sì. facendo sì che nel momento in cui loro fecero ripartire questo vinile, la puntina del grammofono cosa fece? Saltò, non andando quindi a completare la spirale, ma andando a fare lo stesso identico giro in Certo. continuazione. Da lì nacque il loop. Vedi. È fondamentalmente l'elemento fondamentale anche della produzione elettronica, e questa è una derivazione, si dice derivazione, no, non mi ricordo, credo di sì, Sì, una derivazione certo. nell'ambiente del live, quindi nel momento nel quale la Roland realizzò la RC20, si parla anche prima, ci sono un sacco di altre aziende che realizzarono comunque che realizzarono vari tipi differenti di loop station. Lei è la più importante dal punto di vista della popolarità. Ok, sì. Realizzò la RC20, poi la RC50, la RC300, fino ad arrivare alla RC505, che è questa qua con 5 canali, Real Bypass, un sacco di cose molto Qui carine. siamo già tanto sul tecnico, insomma, Sì, credo che i nostri ho fatto un spettatori, pippone un po' tecnico, come me, non è che abbiano scusate. così tanto dimestichezza con questo, è quello che io ho chiamato prima purtroppo aggeggio, che non è aggeggio. Dunque, ci ha incuriosito, siamo curiosi di sentire Va qualcosa, no? bene, vi faccio questo pezzo chiamato Permanent Holiday, che è una, la, una che voglio fare più che altro una dedica a tutte le persone che lottano per la propria passione. Questa canzone arriva da Mike Love, non è mia, è un remix che io ho fatto di Ok. questa canzone di Mike Love, che fondamentalmente dice, citando, nel momento nel quale tu lavori per la tua passione, nel momento nel quale tu vuoi vivere la tua vita e fare della tua passione il tuo lavoro e fare di ciò che veramente ti piace il tuo lavoro, in quel momento tu vivrai una vacanza permanente. Cosa meravigliosa, se potesse essere così per tutti sarebbe proprio Sarebbe l'ideale, insomma. fantastico. Ma bisogna Bene, lottare. Permanent Holiday.
be permanent holiday. I wanna go out to play. I'm never gonna be a slave, no. Not from the corporate Babylon. I'm never gonna be a part of their manipulation slave, no. Well, I've been permanent holiday. I wanna go out to play. I'm never gonna be a slave, no. Not from the corporate Babylon. I'm never gonna be a part of their manipulation slave, no. Well, I've been my, me, my home. I make myself, I change my way. I make my home. I be me and my own home. Own I views may be my myself. Self I be change and my home. We see I views may be my my home. Home I be me and my own home. Own I views may be my myself, self I be change and my own. We see I views may be my my own. Home I be and my own home. Home I views may be my myself, self I be change and my own. We see I views may be my my own. I will be manipulated, mind controlled, imitated. I will see the revelation, be my life a celebration. I will see change I'm seeking, manifest the word I'm speaking. I refuse to be in prison, I will make my own decision. I will be manipulated, mind controlled, imitated. I will see the revelation, be my life a celebration. I will see change I'm seeking, manifest the word I'm speaking. I refuse to be in prison, I will make my own decision. I wanna be manipulated, mind controlled, and imitated. And I will see revelation in my life, a celebration. I will see the change I'm seeking, manifest the word I'm speaking. I refuse to be in prison, whoa, 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 whoa. Cause I'm a permanent holiday. I wanna go out to play. I'm never gonna be a slave, no. Not from the corporate Babylon. I'm never gonna be a part of their manipulation games, no. Well, I'll be permanent holiday. I wanna be manipulated, mind controlled, and imitated. And I will see revelation in my life, a celebration. I will see right, the change I'm seeking, manifest the word I'm speaking. I refuse to be in prison, I will make my own decision. I wanna be manipulated, mind controlled, and imitated. And I will see revelation in my life, a celebration. I will see the change I'm seeking, manifest the word I'm speaking. I refuse to be in prison, I will make my own decision. Senza parole proprio. Francesco, bravissimo. Ho sbagliato davvero un po' il finale, mi spiace, ma... Non se n'è accorto nessuno, credo, cioè, né tantomeno scusate, io ragazzi, personalmente, ma veramente... Cioè, tu hai praticamente un'intera orchestra dietro, no? È tutto fatto con la voce, praticamente. Sì. È impressionante, cioè... Come si direbbe in questi casi, tu te la canti, tu te la suoni, tu te la... Esatto. Infatti, ma è fantastico questa cosa. Allora, noi dobbiamo però fermarci un secondo per un po' di pubblicità, okay. Ritorniamo poi di nuovo in studio per ascoltare ancora un paio di brani, poi ci farei sentire anche però qualcosa con la chitarra, no? Va bene. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 375-55-17625 per chi volesse scrivere un messaggio e fare delle domande a Francesco. Intanto ne abbiamo ricevute tantissimo sulla pagina della diretta, vabbè, tutti quanti che dicono grandissimo. Naturalmente, grande, grande, grazie, grande, ragazzi. Sebastiano Campo, Fabio bene. Volpi, Marcello, chi è questo Marcello? Marcello c'è una storia dietro, insomma, Marcello un po'. È comunque importante. Marcello, Anita, nel frattempo, dunque, un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo.
Dunque, siamo ritornati di nuovo in studio nello speciale di Torino Web TV. Oggi ospite abbiamo Francesco Frac Zuccarello. Tra l'altro, qualcuno ci ha scritto: ti vorrebbero nudo. Non mi sembra il Va bene, caso. sapevo che sarebbe arrivato questo momento, ma io comunque, cioè, E non quale? lo vorrei fare, però se devo farlo, no, Non mi sembra vabbè, il caso, va. Non mi anche sembra se capito. oggi è proprio la giornata forse ideale, no? Oggi è l'8 marzo, facciamo anche gli auguri a tutte le donne in ascolto. Credo bisogna festeggiarle, E non farle rabbrividire, assolutamente no, perché assolutamente no. Da tutto lo staff di Torino Web TV, auguri a tutte le donne in modo particolare. Mi prendo questo piccolo spazio per ricordarne una in modo particolare, la signora Antonietta Gargiulo, la signora che è uscita oggi dal coma ed è quella che ha avuto purtroppo questa brutta storia la settimana scorsa, che è stata il marito ha ucciso le due mamma mia. figliolette, no? Questo carabiniere, la strage di Latina. Ricordiamo lei per ricordare tutte le donne che hanno subito delle violenze e a tutte loro e anche alle altre un augurio immenso, non solo per oggi, ma 365 giorni all'anno, Francesco, no? Giustamente, giustamente, Ritorniamo sacrosanto. a noi e vi ricordo sempre il nostro numero di WhatsApp 375-551-7625 per chi volesse scrivere e fare delle domande a Francesco. E vi ricordo, faccio che ricordarvi anche i programmi di Torino Web TV. Dunque, sabato alle ore 16 andrà in onda il Cassetto dello Gnomo, un programma, curato da bambini dai ragazzi, scusate, non da bambini, da ragazzi che soffrono della sindrome di Asperger. E poi lunedì invece alle 21 gli amici della Maria. Martedì alle 12:30 si parla di teatro con Anna Cucolo e Sparati Alfredo, mentre il mercoledì parliamo di libri con To Read condotto da Briatta. Bene, ritorniamo allora a noi. Francesco, volevamo ricordare una cosa a proposito del progetto di cui si parlava prima. C'è anche un crowdfunding, no? Si dice così, proprio per raccogliere soldi e fondi affinché tu possa poi portare a termine questo progetto della Sì, sinfonia, no? cioè, l'obiettivo finale è la realizzazione della prima sinfonia collettiva della città di Torino, la quale i compositori saranno i cittadini della stessa, e fondamentalmente stiamo raccogliendo i soldi con l'unico scopo di dare poi il giusto e meritato pagamento a tutti i musicisti professionisti che verranno a suonare. Cioè, il nostro sogno sarebbe quello di avere una vera e propria orchestra. È un sogno un po' grande, ma fondamentalmente con quei soldi forse potremmo anche permetterci Di di pagare, insomma. pagare Beh, giustamente gli artisti che possiamo verranno a. approfittare del mezzo proprio per lanciare questo messaggio. Magari ci sono musicisti in ascolto e che hanno voglia di collaborare con questa Sì, iniziativa, quindi con assolutamente. te. Sì. In che modo possono contattarti, Francesco? Allora, possono scriverci direttamente sulla pagina di Write Your Own Symphony, il Write Your Own Symphony Project, o scriverci sulla pagina dello studio The Wyos Production, che è lo studio di produzione aperto in via Bobbio, nella quale poi ci occupiamo di un sacco di cose, ma se vi interessa collaborare da questo punto di vista, noi siamo più che pronti, aperti, disponibili, anzi, stiamo cercando. Bene. Più gente ha voglia di utilizzare la propria musica e la propria arte per ricreare un senso di collettività tra le persone, più noi siamo contenti perché non ci sentiamo un po' meno soli. Ecco. Fatelo, fatelo, mi raccomando. Dunque, ma Francesco che cosa fa nella vita? Cioè, tu canti, fai l'artista, insomma, no? Beh, No? sì, ho aperto adesso da un annetto neanche questo studio in via Bobbio, chiamato per l'appunto,
poi in collegamento con la casa di produzione, The Wires Production, e ci occupiamo di mandare avanti diversi progetti. Abbiamo per esempio un progetto di cartone animato con altri due ragazzi, tra parentesi saluto qui. Ciao Cri, ciao Fede. Quindi create proprio voi dei Stiamo cartoni animati? creando un cartone animato di stampo South Park Sì. chiamato Kilo's Mind. E stiamo per partire su Instagram il nostro obiettivo è un po' quasi pionieristico, di creare la storia prima su Instagram, quindi il personaggio avrà un telefono e fondamentalmente racconterà il suo mondo all'interno di Instagram e poi portare un vero e proprio format serie animata una volta che avremo trovato un produttore che ci aiuterà a portare avanti il progetto. Poi, dopodiché, ho un progetto di surround chiamato The Mobius Project, un progetto che si pone l'obiettivo di realizzare una vera e propria bolla sonora da immettere per tutta la casa. Una E bolla sonora, una cioè bolla sonora, sì. spiegami meglio, non riesco, Fondamentalmente non capisco benissimo cosa. Una bolla sonora, che cosa? è un po' complicato da spiegare, nel senso che nel corso della mia tesi di laurea io ho realizzato un sistema di surround a 360 gradi, e adesso il mio grande sogno, con l'aiuto del Politecnico di Torino, sarebbe Sì. quello di poi creare un sistema di surround che si espande per tutta la casa, nella quale fondamentalmente il suono diventa qualcosa di fluido che segue il cliente. Bello, Eh, bene, ci si, bene. Quindi ci si prova in un certo qual modo. anche qui però abbiamo bisogno di finanziatori, no? O no? Sì, cioè, ci Sì. sarebbe bisogno Sì. per tutto di finanziatori, però nel senso ci sono, la Wyos Production ha una pagina su Patreon che potete trovare sulla pagina proprio The Wyos Production, dove abbiamo il nostro menu, anche se vi serve, che ne so, vi serve una traccia, una soundtrack. Un tecnico audio, un sound designer, un produttore, un movie maker, per fondamentalmente qualsiasi cosa si sta realizzando una vera e propria rete di creativi attorno a questa casa di produzione. Quindi questo mi fa pensare che Francesco non tornerà più a Londra allora, no? Oddio, onestamente, dal mio punto di vista, io mi sto concedendo tra virgolette, lusso, perché nel mentre sto facendo anche altri lavori, naturalmente per guadagnare il giusto necessario per poter Lo sopravvivere. dicevamo prima, di arte Esatto. non si vive solo Di di arte arte in purtroppo Italia. in Italia non si vive, e sto però sognando a occhi aperti e sperando che fra 2 anni, il mio limite massimo, di trovare un modo per poter vivere della mia arte, se no, nel senso, ripartire verso nuove Noi mete. ti auguriamo che possa succedere e soprattutto ci auguriamo personalmente, me lo auguro anch'io, che tu rimanga qui a Torino, insomma. Abbiamo bisogno di gente come te, no? Abbiamo bisogno di Grazie, gente come te, non solo a Torino, insomma, in Italia. Cervelli fuggono, dicono, no? sì. Senti, io farei ascoltare un altro pezzo ai nostri spettatori. Che dici? Che continuano a scrivere a frotte, vabbè, grandissimo Francesco, Grazie ragazzi, cuoricini dai. da una certa Chris Cube, sì, Chris può Cube, ciao, essere, Cri. no? Anche un certo Valerio che noi salutiamo. E che dici se facciamo ascoltare un altro pezzo al nostro pubblico? Check. Va bene, va benissimo. Anche qui abbiamo Questo una sì, storia, anche questo pezzo ha. c'è fondamentalmente una storia.
Quasi tutti i miei pezzi originali hanno una piccola storiella dietro che mi piace sempre raccontare. Questo pezzo inoltre lo faccio con un duo chiamato Jazz Box, in collaborazione con un chitarrista jazz molto bravo qua di Torino chiamato Mimmo. Ciao Mimmo! Sto salutando un sacco di gente così, Salutiamo un giusto? sacco di Salutiamo, gente, va sì, ma bene. Fondamentalmente è un avverto, spoiler alert, è un testo un po' politico, mi dispiace, ma nasce fondamentalmente da quando facevo il tecnico audio a Londra e sì. fondamentalmente il mio ruolo era di salire sul palco, dopo aver montato il palco, dopo aver sistemato i cavi, dopo aver attaccato tutto nel pannello, eccetera, eccetera, salire sul palco e fare il classico 1, 2, Sì, 3, prova. check, check, pro, check, 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 e l'altro davanti e farmi, ok, questo sì, questo basso, spostalo così. Da qui poi mi è venuta l'idea di fare questo, di realizzare questo testo. Dove fondamentalmente parlo un po' un po' della frustrazione che provano i ragazzi, italiani quando devono lasciare questo paese, perché quando lo lasci non lo lasci oddio, ci sono alcuni che lo lasciano con il piacere di farlo, se hai un po' di patriottismo, che non è nazionalismo, proprio è Patriottismo, patriottismo, un senso certo. di amore nei confronti della tua patria, lo fai comunque con un po' di amarezza nell'animo perché dici, mannaggia, potremmo essere così grandi e invece Ci ha arriviamo costretti. così. Però, nel senso, da lì poi si è formato questo testo ammetto che la mia visione da allora è un po' cambiata, cioè sono un pochino più positivo, nel senso ho incontrato un sacco di altri artisti, ho incontrato voi, ho incontrato un sacco di persone che dimostrano che comunque l'arte continua a resistere nonostante tutto. E questo è Assolutamente, così, veramente bellissimo. così, così deve essere, assolutamente. Francesco, allora a Niente. te, check. Ok, vediamo un po' se. Check, check, 1, 2, 3, 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 One, two, three, Credo di check, avere capito. check, one, two, three, check, Beh, check, one, two, three. vediamo un attimo se riusciamo a rimettere tutto a posto e nel frattempo continuiamo a farci una chiacchierata. Scusate, colpa Facciamo mia, così. colpa mia, No, sono cose. troppo out. Sono cose che succedono, il bello della diretta è proprio questo. Quindi, allora io vi ricordo ancora il numero di WhatsApp per chi volesse fare delle domande a Francesco, 375-551-7625. Vi ricordo sempre che questo è lo speciale di Torino Web TV e è un programma che andrà in onda, diciamo, più o meno 1 o 2 volte al mese, dipende insomma, dai personaggi che verranno qui a trovarci e che hanno voglia di venire qui a raccontare le loro idee, come quella di Francesco. Senti, Francesco, io volevo chiederti, abbiamo, se non sbaglio, abbiamo anche un'esclusiva per noi di Torino Web TV. Abbiamo già qualcosa che è venuto fuori da questa sinfonia della città qui a Torino, vero? Abbiamo già Sì, raccolto qualcosina? abbiamo deciso con il team di Write Your Own Symphony di offrire a tutti coloro che stanno partecipando a questa diretta un piccolo Un piccolo assaggino assaggino, della certo. stesura della Sinfonia di Torino. E naturalmente inizia
Di nuovo spoiler alert, inizia con una pernacchia perché un ragazzo ha deciso di scrivere una pernacchia alla cavallerizza, quello è stato il primo spartito che abbiamo preso e E quindi quindi ci sta dobbiamo anche essere la pernacchia, fedeli quindi allo spartito. non sarà un problema tecnico, quindi lo diciamo prima, la pernacchia La c'è pernacchia perché è c'è, stata non è... scritta la pernacchia. Chiedo alla regia allora se è perfetto, mi dicono di sì, quindi mandiamo in onda quest'anteprima solo per noi di Torino Web TV. Stavi dicendo, non so se ecco, ci sentiamo anche noi, vero regia? Ok, mi stavi dicendo, hai messo tutto Sì, su un ho immesso dopodiché parte dello spartito all'interno di un programma di produzione giusto per cambiare un po' gli strumenti, la strumentazione, ma sì, tutto quello che viene da questa traccia non l'ho scritto io, l'ha scritto la popolazione di Torino. Io non ho fatto niente, cioè ho solo immesso, in questo caso io ho solo immesso le note che i ragazzi mi hanno scritto sui loro spartiti. Infatti, la sinfonia della città per la città. Senti, non so se siamo in grado di riprendere. Cosa ci dicono dalla regia? Proviamo un attimo, se Ci no, io riproviamo. ci proviamo, ci proviamo. Il bello della diretta è proprio questo, sai? In tal caso, cioè nel caso contrario, io prenderei La questo chitarra. strumento meraviglioso che è al tuo fianco. Proviamo un attimo, vediamo se riusciamo, perché sarebbe veramente un peccato non. 1, 2, ci siamo. 1, 2, 2, 2. Ok. Ci siamo? Ci siamo? Perfetto. Ok. Ci riproviamo, nel caso ve la rifaccio a cappella e body percussion, tanto per cambiare. Vediamo. Ok, perfetto. Check, check, 1, 2, 3, 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 check. Check, 1, 2, 3, check, 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 check, 1, 2, 3, check. Ok. Yes. Va bene. Cerco le parole in una rete virtuale come radici prossime di un manerale. Quando la virtù è indata, un soldo virale, tutto si risolve in rabbia animale. Valuti i parametri misogeni del danno. Cerco i miei pensieri in uno scambio. Quanto si può spingere questa evoluzione? Se non la si respinge in una guerra di fazione. Ha! Valuta con attenzione il ruolo del tuo ardore. Non lasciare che questo gli muova la questione di chi pronosiede su quell'altare che da anni non vede un sostegno popolare. Non farti privare della vista, twista e lascia perdere la notizia. Scimmie addestrate alla mischia selfie. Che cosa nostra? Una nazione come
trame di una mattina, stuprata, legate, chiusa in catena. Una popolazione passiva che non usa la testa ma resta animale da stiva. Altro che brina, ci sta la bufera, l'inverno arriva la sera. Quindi ora alla frontiera, perdonami madre, ma non torno per cena. Arriva un secondo della dose di pin, ascolta le parole, non sarò come i Queen Queen, ma sono solo un uomo con un pin, perciò privati un secondo della dose di vita. Ascolta le parole, non sarò come i Queen Queen, ma sono solo un uomo con un mic, perciò ok, vorrei sapere quando abbiamo smesso di pensare qualcosa per cambiare la questione, che un'assemblea sia peggio di una rappresentazione. Quando la popolazione ha smesso di essere la vera ragione, allora la rabbia l'ha fatta da padrone. Un teatro di carta da accendere all'occasione, ma questa volta l'illusionista non ha coperto la vista. Ah, tutti gli indagati di mafia da far sparire dalla lista. Cosa vuoi fare? Aspettare che un altro arrivista continui in questa tradizione stragista in sorrisi d'artista? Ma continua l'inchiesta. Priva un secondo della dose di film. Ascolta le parole, non sarò come i Pinguini, ma sono solo un uomo con un mic, perciò privati un secondo della dose di vita. Ascolta le parole, non sono come i Queen Queen, ma sono solo un uomo con un mic, perciò summer time and life be easy, t-shirt jumping and the corner breeze. Whoa, 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 whoa. Your daddy's rich and your mama's good looking, so hush, little baby, don't you cry. Whoa, 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 summertime. Grazie, grazie, grazie tantissimo, Francesco. No, cioè, ma questo no, Julie, com'è che l'avevi chiamata? La Jenny. Cioè, produce anche applausi? Fa anche gli applausi? Perché da solo non riesco ad applaudirti, però bene, vedo che insomma tantissima gente qui che ci sta seguendo dice che sei stato veramente grande e fantastico, veramente. Grazie, grazie per aver portato un po' di musica negli studi di Torino Web TV, no? Io approfitto anche, visto la storia che mi hai raccontato perché tu hai scritto e perché hai composto questo brano, per ringraziare tutti quanti i tecnici che lavorano dall'altra parte, sia nei concerti, sia a teatro anche, insomma. Senza di loro si potrebbe fare ben poco, come i tecnici anche che ci danno una mano qui a Torino Web TV con il nostro regista. Cioè, noi non potremmo essere in onda senza di loro, e quindi un grazie a tutti i tecnici. Detto questo, Francesco che cosa vorrebbe fare da grande, scusami? Oddio. Il musicista, il cantante, l'artista, il cartonista a questo punto, no? Il fermaporte mi piaceva come professione, ma non credo che... Che cosa credo che sia un po' complicato fare il fermaporte. Così. Metti sdraiato e lasci che la porta si fermi. Fantastico. Pensavo quello più che altro. No, vabbè, a parte tutto cioè, ho un sogno che è molto, molto semplice, ovvero lavorare con l'arte. Bellissimo. Lavorare con la musica è tutto ciò che io chiedo dalla vita. Poi te lo auguro di vero cuore e speriamo insomma che le cose possano cambiare anche qui da noi in Italia, perché in altri paesi, lo dicevamo prima, è possibile vivere di arte e qui in Italia un po' meno, no? Chiedo alla regia solo, abbiamo ancora uno spazio pubblicitario o no? No, benissimo. Allora, ancora abbiamo una decina di minuti perché poi abbiamo quasi finito il tempo a disposizione. Prima di ascoltare un altro brano, vorrei chiederti, c'è qualcos'altro che avremmo dovuto dire che non abbiamo detto? Io non ti ho chiesto, fallo tu se è vero. Oddio, abbiamo detto tutto. Un attimo, tutto. Perché sono smemorato di natura. Bene. Quindi siamo... ciao Tara. Ciao Tara, chi è Ciao Tara? Ciao Tara è una divinità. È una divinità, è una divinità, ecco qua. No, credo nient'altro. Nient'altro. Allora, senti, io proporrei allora ancora un altro brano e poi passerei alla chitarra, che dici? Oppure facciamo un pezzo con la chitarra adesso e concludiamo poi con Never, o no? Come vuoi tu. Dai, facciamo così. Proponiamo un pezzo alla chitarra
Mi piace molto il titolo, Occhio di un partigiano. Sì, E c'è una spiegazione a questo titolo, no? sì, fondamentalmente quando facevo il busker in giro per l'Italia, suonavo per i vari palchi e mi ritrovai in un palchetto piccolino dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Partigiani, Italiani. certo. Che tra parentesi saluto, grandissimi ragazzi, vi voglio un mondo di bene. Stavo suonando, me lo ricordo come se fosse ieri, stavo suonando Bella Ciao, e fondamentalmente nel mentre che suonai questa canzone, un partigiano pluriottantenne arrivò di fronte a noi, ero io un altro chitarrista solista che mi accompagnava, e scoppiò a piangere in maniera proprio incredibile. Fu una situazione emozionante, dire veramente poco. E da lì scrissi questa canzone, chiamata per l'appunto Occhio di un partigiano, che un po', io penso che la musica in un qualche modo esorcizzi e ricordi, lascia un'impressione come una fotografia. Certo. In questo caso, con questa canzone io riporto questa in me, nelle persone, spero nelle persone che ascoltino questa canzone, questa idea, questo ricordarsi che comunque i partigiani, per arrivare a creare quella che noi diamo per scontato, soffrirono pene inimmaginabili e morirono a migliaia. Quindi è giusto ricordarlo. Assolutamente sì, e sarebbe il caso, insomma, di ricordarlo più spesso, soprattutto nelle scuole, perché l'ignoranza regna sovrano purtroppo qui in Italia e del passato. C'è molta gente, ragazzini, insomma, se tu chiedi se sanno che cos'è chi è un partigiano, che cosa ha fatto, cos'è stato, non lo sanno. No? No. Però siamo bravi a stare sul telefonino a giocare piuttosto che, no? Questo è molto triste. Non ti rubo altro tempo. Occhio di un partigiano, Francesco Frac Zuccarello. Con cui pestare qualche scimmietta che era sporca la sua vita con alibi parlamentare. Vorrei un chilo di patate da mangiare ed una casa in cui stare a riflettere per vivere e capire. Vorrei due occhi su cui poter gettare il mio disprezzo ogni volta che vengo raccontato come pazzo. Ma raccontami la storia di una volta quando un'idea disvolta diede il senso di una patria. Ma raccontami piangendo piano piano cosa hai perso ed hai vissuto. Occhio di un partigiano, na, 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 na. Vorrei una sigaretta accesa, riscaldarla al cinepreso dei miei piani disinvolti. Prima che venga domani vorrei trovare il giusto modo di cambiare una nazione di scimmiesche danzatrici, di porci maiali, e vorrei ripensarci bene prima di capire che le nostre catene ce le hanno solo colorate. Vorrei non dover sempre urlare al cielo che l'unico sentiero vero è la libertà.
di una volta, quando un'idea di svolta ti dà il senso di una patria. Ma raccontami piangendo piano piano cosa hai perso ed hai vissuto. Io di un partigiano, di un partigiano, na, 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 na. Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh partigiano, portami via, che mi sento, che mi sento di morire se io muoio da partigiano. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, e seppellire lassù in montagna. Mi diranno che bel fiore, questo è il fiore del partigiano, questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, morto per la nostra libertà. Ma raccontami la storia di una volta, quando un'idea di svolta ti dà il senso di una patria. Ma raccontami piangendo piano piano cosa hai perso ed hai vissuto. Io di un partigiano, na na na, na 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 na. Grazie, grazie tantissimo Francesco, grazie, grazie a te e un grazie particolare appunto a gente, questa gente che ha dato la morte per la libertà. Dunque, noi siamo arrivati purtroppo alla fine già del nostro tempo a disposizione, abbiamo sforato alla grande. Dobbiamo rinunciare all'altro brano, ma tornerai a trovarci. Va e bene, che insomma. Dici? Anzi, magari invitato da uno dei nostri colleghi negli altri programmi, no? Assolutamente, sì. Magari lo proponiamo alla Maria, che sarà contenta di avere un bel giovanotto in trasmissione con lei. Dunque, io ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio in modo particolare Francesco Frac Zuccarello per averci illustrato questo progetto. Mi raccomando, grazie, se vedete grazie, allora in giro questi spartiti, scriveteci sopra fondamentalmente. E poi per chi volesse saperne di più dell'iniziativa, appunto come vi ha detto Francesco, ricordiamo ancora la pagina Facebook. Sì, Write Your Own Symphony, lo studio è The Wyos Production e l'hashtag nella quale potete trovare su Instagram gli spartiti è hashtag Write Your Own Symphony. Bene, Filippo ci scrive: Frac, sei stupefacente. Grazie, grazie. Io vi bene, saluto, ragazzi. Vi ringrazio tantissimo per averci seguito fin qui, grazie per aver seguito lo speciale di Torino Web TV, ringrazio il nostro editore e regista Sergio Sapino e mi raccomando condividete la puntata, mettete tanti like non solo sulla pagina Facebook ma anche sulla puntata stessa di gli speciali di Torino Web TV. Vi ricordo che noi adesso siamo in diretta, ma potete rivederla in qualsiasi momento della settimana quando volete. Lo trovate sia sulla pagina Facebook sia sul sito di Torino Web TV. Grazie ancora Franco, grazie Francesco, a grazie a te per essere stato qui e in bocca al lupo per tutto. Anzi, come si dice tra gente di spettacolo, tanta tanta merda. Merda buonasera merda, a tutti merda. E buon 8 marzo ancora.